consigliate per partecipare insieme a noi alla serata conclusiva di questo evento, intitolato Una settimana per la pace e la felicità. Prima di tutto chiedo un grande applauso ai nostri artisti che si esibiranno. Io sono Rosy e sono un membro del Centro Progetto Mandala, che ha come obiettivo la conservazione della cultura tibetana. Quest'anno, in occasione del 10 dicembre, giornata internazionale per la dichiarazione dei diritti umani, noi del Centro Mandala, in collaborazione con l'amministrazione comunale, abbiamo pensato di proporre ai cittadini questa iniziativa. Abbiamo colto l'occasione della giornata internazionale in difesa dei diritti umani, poiché purtroppo ai tibetani questi diritti sono ormai privati, da più di 50 anni ne sono privati, da quando la Cina ha invaso il Tibet. Sono stati perseguitati e continuano ad essere perseguitati e quindi scappano. Per questo i tibetani, sostenuti da Sua Santità il Dalai Lama, si impegnano a diffondere la loro cultura e la loro tradizione in giro per il mondo e lo fanno per non perdere la loro identità. La serata si aprirà con una preghiera di due monaci, i monaci che ci hanno accompagnato in questi giorni nella costruzione del mandala, e reciteranno una preghiera a favore della pace, in cui chiederanno la pace. E poi si alterneranno delle danze e dei canti. Quindi adesso chiedo gentilmente ai due monaci di salire. Please, can you come with us, please? Thank you. Cominciamo a divertirci, quindi iniziamo con una danza che arriva dalla Tibet, dalla regione del centrale del Tibet. Lasciamo un attimino di tempo a loro per prepararsi e poi li invitiamo qua con noi. Scusate l'emozione, ma per me avere loro una cosa è
tibetana e anche quello che andrò a leggere in questo momento. Allora, la prima poesia si intitola Repressione in Tibet. Rabbia dentro me, quando odo parlare di lingue soppresse nel sangue, di vite spente in nome del Dio Danaro che ci rende suoi schiavi, anime che pregano insieme per la libertà. Ogni singola energia dell'universo nasce libera. Perché vietare un suo diritto? Disboscamento, inquinamento, che distrugge creature pure e piene di vita. Che senso ha tutto questo? La seconda invece si intitola Il sorriso del mandala. Il sorriso del mandala, vasto come la vita, che racchiude angeli e maschere. Guardo il mandala sul palmo delle mani, pista battuta da cactus e rose. Qui leggera è la mano del dubbio, non mi sorprende conoscermi diversa. Sembrava la neve gemere con mille oceani, le stelle chicchi di grano calpestati e l'umanità evasa da se stessa. Ora non voglio cose diverse, sono ora amica dell'inevitabile. Resta armonia, lasciamo fare alla vita. Grazie. Anche
anche lui è membro del centro progetto Mandala. Allora, adesso si esibiranno ancora i nostri artisti in una danza tradizionale del Tibet, però stavolta una danza proveniente dalla regione del sud. Quindi vi chiedo di nuovo un grande applauso per i nostri artisti.
전시대는 부원은지라. 更歌是几首吧，本杰梅多拉嘞，尼尔给当咱拉江松，到我呀主罗耶，尼尔天干地真真，本杰梅多拉嘞，那一派一个人送，派一个人送。 那一派一个人送，派一个人送。那说土木人，你本就没多难嘞，马车等着就轻松，到我呀就容易，就等我们自己在本就没多难嘞。 那一派一个人送，派一个人送。那一派一个人送，派一个人送。那了把路中的，碰见没多难嘞，没多等着个人重送，给我呀就容易，他的。 在本街没多难嘞，那一把一个人送，把一个人送，那一把一个人送，把一个人送。 C'è l'ultima esibizione e i nostri artisti canteranno l'inno tibetano nazionale. Quindi vi chiedo qualche minuto di attesa, vediamo quando sono pronti. Ok, si preparano un minuto e sono pronti. Qualcuno poi ha delle domande da fare, alla fine potete chiedere a Gelek. Ok. Thank you.
Grazie a tutti. Ok, siamo giunti al termine della serata. Vediamo se vogliono raggiungermi anche gli altri. Ok, invito adesso tutti a raggiungermi qua sul palco per la fase conclusiva della serata. Ok? Ok, adesso insieme a loro mi sembra doveroso ringraziare tutti coloro che hanno collaborato all'organizzazione dell'evento. In primo luogo ringrazio Gelek Iacaro, il presidente del Centro Progetto Mandala, che ha finanziato questo evento. Poi ringrazio tutti gli artisti e i monaci che ci hanno accompagnato in questo evento. Grazie. Spero che in questi giorni siamo riusciti a portarvi un po' di sorrisi, un po' di pace e un po' di serenità, e questo lo dobbiamo a loro. Poi ringrazio Don Edoardo e il signor Campanella, perché senza di loro questa serata non si sarebbe potuta fare, ci hanno concesso gentilmente l'uso del teatro stasera. Ringrazio l'amministrazione comunale e il sindaco Claudio Veneziano, e ringrazio i tecnici comunali, in particolare Roberta Colori, che non so se è qua stasera, e la invito sul palco se c'è, se no invito solo il signor sindaco Claudio Veneziano se può accomodarsi qua insieme a noi. Ringrazio tutti coloro che non ho menzionato ma che hanno contribuito in qualsiasi modo, e ringrazio tutti voi che siete qua con noi stasera. Adesso consegneremo qualche ricordo della serata. Grazie. Buonasera a tutti, Tashidelek a tutti. Tashidelek è un saluto tibetano, io rappresento il centro progetto Mandala, il centro per la conservazione della cultura tibetana. Come avete già visto che noi organizziamo delle piccole iniziative come questo, con i nostri piccoli passi, ovviamente con l'aiuto degli italiani generosi, dei nostri sostenitori, e cerchiamo di conservare la nostra cultura che oggi rischia di scomparire a causa dell'invasione cinese. Quindi ci tengo molto a ringraziare tutti voi presenti, perché noi crediamo che i protagonisti siete voi, perché ci state sostenendo con la vostra partecipazione. Vorremmo ringraziare in nome di tutti i tibetani in Tibet, che è in esilio, il comune di Pantigliate, il sindaco signor Claudio e tutti i pantigliatesi. In segno del ringraziamento, come la nostra tradizione che noi offriamo la sciarpa bianca con 8 segni di buon auspicio, è una simbolanza di amicizia, di ringraziamento e di fratellanza.
vorremmo anche ringraziare dottoressa Roberta Calori, che ci è stata davvero gentile e ci ha aiutato in tutti i modi per rendere questa serata di grande successo. Grazie Roberta. Chiedo Rino Pellegrino di ricevere al suo posto. Lui abbiamo conosciuto tantissimi e veri amici italiani e grazie a lui che abbiamo potuto organizzare questa serata in collaborazione con il Comune di Pantigliace. Quindi grazie a Rino. Ringraziamo ovviamente la nostra presentatrice Rosanna. Grazie a tutti voi, grazie davvero con il cuore. Due cose devo dirne, poco poco, ma un ringraziamento va fatto a tutti, a questa comunità estremamente pacifica. Sono contento perché mi ha colpito la loro umiltà, la loro semplicità. E io penso che abbiano illuminato questa settimana Pantigliatese. Voglio raccogliere il messaggio di pace che ci hanno dato e lo vorrei gettare a tutto il mondo. È senza esclusione per nessuno, a parte le ideologie o la politica. Il messaggio di pace vada ovunque. Pantigliato sarà contenta. Pantigliato sarà contenta di ospitare qualsiasi paese, qualsiasi cultura voglia venire a mostrarsi a noi.